La gioia per la vittoria è la prima cosa, però la prima domanda che devo farle è qual è la vera Sassari? Non lo so, oggi abbiamo giocato molto bene, soprattutto la seconda parte, buona difesa, buona porteria, in attacco con molta disciplina, tenendo continuità di gioco, abbiamo lavorato molto bene. Bueno, no tutti i giorni tienes una differenza di 6-7 gol contra Brixen, una buona squadra, ben alledata. Bueno, hoy ha salido cara, aspettiamo che domani salga una partita come questa. Tra l'altro domani sarà la stessa partita che avete giocato una settimana fa, o meglio, non la stessa partita, la stessa avversaria. Per me questo duelo, io aspettavo questo duelo, aspettavo per la revancia deportiva della settimana anteriore. No? Domani non va a essere uguale la partita di domani che la che giocavamo hace 7 giorni in Sassari, segura totalmente diversa, no? Vediamo, le finali si giocano per ganarla, per vincerla. Sicuramente stasera però Sassari ha dato una prova caratteriale importante, no? Sia sul campo, perché la prestazione contro Merano sotto tutti i punti di vista era stata sottotono, ma anche di testa, perché reagire dopo un 29-15 in casa contro un'avversaria diretta per i playoff è stata una cosa importante. Questa è una partita inesplicabile, non tiene razonamiento de cómo facciamo così. Prima parte 7 goles, segunda parte también 8 goles. No, es una partida. Siempre, always, en todas las ligas, en todos los campeonatos, vale una partida siempre male, a todas las escuadras. Per me, aspetto que sea esta la última que jugamos, que hemos jugado così, ¿no? Bueno, la escuadra te llevaba una progresión importante, vamos, 2 meses y medio sin perso ningún partido. Hemos parellado en Conversano, hemos vinto a Brixen por 1 en casa. Nos mancaba vencere a Merano para posicionarnos molto bene en la clasificación. Pero bueno, queda tutto el girón 2, toda la segunda volta para tratar de arribar al playoff, la Copa Italia y mucha ilusión y muchas ganas de facer bien las cosas. E poi sotto il profilo sempre mentale immagino che ci sia un pizzico di voglia di rivalsa, di rivincita della sua squadra, perché l'anno scorso avete perso proprio qua la Supercoppa. Yo siempre digo, para vencer algo primo tienes que perder. No hayamos perso. El año anterior hemos perso. Aspetto que domani toca vencere, ¿no? Aspetto que sí. Y la revancha deportiva con Merano para mí es muy importante. Para mí es una motivación en più, que este va a ser un poco el argumento y el discurso esta noche con la escuadra y domani mattina.